guardiamo l'Inter a stramaccioni e comunque mantiene uno staff di persone hanno esperienza. Però la differenza è questa: uno viene al calcio italiano e uno no. Zeman ha 65 anni e ti dice e ti dice che gioca col 4-3-3. Tu ti ricordi come gioca Zeman, ti ricordi come gioca Sacchi più o meno, e Stramaccioni cambia modulo in due partite, che non vuol dire non avere idee chiare, vuol dire essere un uomo di grande intelligenza. Stramaccioni è intelligentissimo, perché Stramaccioni innanzitutto si è fatto ben volere uno spogliatoio, innanzitutto è un giovane, innanzitutto c'ha 3 anni meno di Zanetti, e quindi va lì da Zanetti, dice che ne pensa, cioè, è uno che è riuscito a mettere in panchina Zanetti in una partita, infatti l'ha persa e non ha più messo in panchina. Anche che, perché Zanetti da quando è all'Inter ha fatto tipo 5 o 6 anni consecutivi senza mai saltare una partita, perché non veniva però squalificato. Per dirti, esatto, però voglio dire, lui, voglio dire, il più grande allenatore della storia si chiamava Nils Lidholm. D'accordissimo. E che dice, e tutti gli chiedevano, ma lei con che schema gioca? Ha detto, voi ditemi che giocatori ho, e io vi dico. E lui stava vincendo lo scudetto con Turone e Santarini. Sì, vero. Che erano due fuoriclasse del tempo, Spinosi a destra e Vincenzo Romano a sinistra, poi entrò Bonetti a metà campionato al posto di Santarini. E lì, se non ci faceva il famoso gol di Turone, la Roma avrebbe vinto lo scudetto. Voglio dire, uno dei tanti scudetti che hanno... Sì, uno dei tanti secondi posti della Roma. Esatto, però voglio dire, l'altra squadra che poteva vincere lo scudetto, la nostra squadra giocava con 4-2-3-1, dove Spalletti arrivò, non dico per caso, ma quasi, cioè arrivò perché si infortunarono tutte le punte. Montella, aveva solo 11 giocatori, ha detto... Cioè, non proprio 11, ma insomma non c'era attaccanti, e giocò Totti che c'era dalla classe, che alla fine diventò un uomo assist, eccetera. Io per esempio questo 4-3-3 io vedrei ancora bene per Rotta. Sì, per la facilità di corsa che ha, sì, ecco, però per esempio, per quanto riguarda Perrotta, direttore, c'è una cosa da sottolineare. Perrotta è stato imposto dalla società di non portare Perrotta nel secondo ritiro, perché secondo le idee di Baldini e di Sabatini, Perrotta avrebbe dovuto accettare la risoluzione del contratto e magari accasarsi a Siena e nell'operazione destro, perché comunque così la Roma andava ad abbassare il monte ingaggi e perché Perrotta non era, secondo loro, funzionale al progetto, non secondo il tecnico, perché conoscendo Zeman, Perrotta, Zeman se lo tiene sempre, pure se non lo schiera titolare lo usa come primo cambio. E allora è qui lo sbaglio, è che ci sono dirigenti che hanno fatto il calciomercato a più mani, perché Sabatini ha pensato a prendere i suoi giocatori, Baldini a prendere i suoi, e poi si continua, è un po' il discorso di Osvaldo, no? Dopo che Osvaldo litigò con Baldini dopo Lecce, Baldini aveva deciso che Osvaldo doveva andare via. Poi non è arrivata l'offerta per Osvaldo, nel frattempo ci si era cautelati con Destro, e adesso ti trovi con il miglior acquisto dell'ultimo calciomercato che fa panchina perché Osvaldo giustamente merita di giocare perché sta segnando. Beh, però questa è una grande società, lo gestisce, perché il campionato è lungo. Osvaldo, tra ammonizioni e squalifiche, le partite un po' troppo in salta. La verità è che Zeman, dov'è che Zeman insomma sbaglia? È che c'era la penultima partita in cui Osvaldo andava levato. Sì. Dopo le varie polemiche, Osvaldo non è stato levato. Perché Destro non può entrare a 7 minuti alla fine. Sì. E Pjanic è un altro di quei giocatori, come lui ha insistito con la Mela, perché sui giocatori di classe bisogna insistere, perché alla fine chi gioca meglio, chi gioca bene a calcio, c'ha un vantaggio rispetto a chi gioca a calcio a piedi come i miei, voglio dire. A questo punto anche su Pjanic bisogna dover fare lo stesso lavoro che ha fatto sulla Mela, probabilmente la Mela è anche più disponibile, eccetera, ma all'inizio la Mela era una vera e propria tragedia greca, no? Sì, no, verissimo. Vabbè, forse su Pjanic faceva l'uno contro uno da fermo, faceva solo la stessa. Adesso invece è un giocatore che vede la porta, che ha la fiducia ai giocatori, cioè tutti ci si appoggiano sulla Sì, Mela. Sì, no, quello è vero. Forse su Pjanic può aver influito il fatto che si è infortunato. No, su Pjanic c'è un problema, insomma. Che sembra, per questo tipo di gioco, sembra quei grandi giocatori senza ruolo. Tipo Alenicev della prima Roma, no? Della prima Roma di Zeman. Però Pjanic è superiore. Sì, molto, molto superiore. Pjanic è un forte giocatore, attenzione. Secondo me è un grandissimo giocatore. Di difficile collocazione in questo 4-3-3, ma un gran giocatore. Categoria slavi, quindi sono quelli che comunque saranno sempre discontinui, non è un luogo comune, la verità. Però, sì. Però io credo che la Roma, se deve riuscire a sistemare le cose a livello tattico, perché tanto qui si fa due risultati. Cioè la Roma, dopo che ha vinto le due partite di seguito con l'Atalanta e l'altra, sì, e Genoa. Sì, è a Genoa. Si parlava di Champions, forse non di scudetto, perché la Juve, anche quando dovrebbe perdere, non perde, quindi voglio dire. Sì, sì. Ci sono sempre delle varie eventuali per quanto riguarda la Juve, direttore. Sì, però devo dire anche questo, che queste cose, diciamo, questi vantaggi capita anche alle squadre forti, come i rigori. Se tu stai sempre in area avversaria è più facile prendere rigore. Sì, 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 quello è verissimo. Poi c'hai come riserva, c'hai uno che si chiama Pogba. Gran bel giocatore.
comunque di grande personalità, al di là delle sue grandi qualità fisiche e tecniche, è un giocatore di personalità. L'unico qual potrebbe diventarsi Bill Balotelli come carattere, sì. Però gli somiglia anche un pochino l'ultima, la poi è che adesso lui non si deve far se Zeman si facesse condizionare dei risultati sarebbe meglio, invece la sua onestà intellettuale continuerà a mettere giocatori molto alti con una, sì, squadra che davanti non presta. A quel, vero, punto la Roma sarà una fase non possesso palla, sempre in inferiorità numerica. Poi uno può parlare di Baldini, di Sabatini, tutte cose, ma la verità è che sul campo tutte le squadre trovano un antidoto alla Roma in tempi brevi, cioè soffrono 20 minuti 30, sì, e poi trovano un antidoto alla Roma e poi ci fanno male, purtroppo. Direttore, io la ringrazio per la disponibilità, l'appuntamento è con Francesco Gesualdi lunedì mattina per commentare l'undicesima di campionato e magari finalmente un risultato positivo della nostra amata Roma. Speriamo, arrivederci. Buona giornata.